sono le novità che presentate a questa edizione di Meetup e quali sono le novità come fiera? Abbiamo cercato di intercettare un po' qualche tendenza di mercato, come quella che ci sta dando grandi soddisfazioni, che è lo spazio ai prodotti eco-friendly. Quindi anche in questo settore la compatibilità ambientale e la sostenibilità stanno diventando un fattore di competitività. L'altra novità è quella di una sostituzione parziale di buyers che sono venuti meno da questi mercati come quello russo. In particolare abbiamo alcuni mercati come quello libanese che sono sorprendentemente vivaci. La tendenza è quella di una maggiore differenziazione del buyer. Quindi mentre prima c'erano, non dico pochi, ma un certo numero di mercati di riferimento dai quali arrivavano grandi numeri, oggi la situazione è molto più frastagliata. Questo induce l'organizzatore di fiera a dover fare un lavoro di raccolta e di individuazione dei buyer in paesi nuovi e quindi più faticoso ma anche più soddisfacente. Cosa si aspetta un espositore che espone a Meetup? Sicuramente di intercettare la domanda internazionale. Anche in questo settore, come in molti altri che ospitiamo qui nei nostri padiglioni, se non si è aperti sui mercati internazionali non solo non si cresce ma spesso non si sopravvive. Quindi credo che lo sforzo che debba fare una fiera sia quella di far incontrare questi nuovi mercati all'espositore. Come stanno rispondendo i buyer a questa edizione di Meetup? Com'è l'affluenza? Chiedere i dati prima che finisca la manifestazione è come chiedere a un allenatore 2 giorni prima la formazione, quindi li diremo ovviamente come al solito alla fine, però devo dire che oggi è una giornata particolarmente vivace. Cosa presentate a questa edizione di Meetup? Presentiamo il nostro marchio Joseph Ripkoff e abbiamo il nostro campionario della primavera estate più le nostre miglior vendite del campionario invernale. Su quali mercati siete presenti con il vostro brand? Siamo un'azienda canadese, i mercati più forti sono il Canada e gli Stati Uniti, però questa realtà sta arrivando in Italia molto forte e quest'anno siamo stati i primi in Europa, quindi direi che il mercato italiano è decisamente in crescita e uno dei più forti attualmente. Quali strategie prevedete per il futuro? Avete qualche progetto in cantiere? La nostra forza è il servizio clientela, quindi la nostra strategia principale è quella di dare maggior aiuto ai nostri commercianti. Siamo da quest'anno sponsor di Miss Italia, che seguiremo per 3 anni. Proponiamo eventi nei negozi per cercare di aiutare sempre i commercianti ad avere successo con il nostro marchio. Direi che questa è la strategia principale nostra. Cosa rappresenta per voi essere presenti a Meetup? Ci dà l'opportunità di fare conoscere il nostro marchio al mondo dei negozianti e quindi direi che è una realtà importante ed era doveroso essere qui oggi e presentare il nostro campionario. Che cosa presentate a questa edizione di Meetup? Isabel De Pedro, un'azienda che è nata nel 1968 e ancora oggi attiva in tutto il mondo. È una collezione che si ispira a dei pittori, perché la nostra stilista comunque si ispira sempre a dei temi a seconda delle stagioni. Lavoriamo tutti i tessuti naturali, tutte fibre naturali. Possiamo avere dei lini con dei ricami, viscose, cotoni, tutte lavorate sulle fibre naturali e tutte con manifatture fatte in Europa. Per noi è importante per presentare ad un ampio pubblico italiano la collezione. Essendosi così frammentata negli anni, vogliamo riproporre nel nostro mercato, che ovviamente è sempre un mercato importante per qualsiasi azienda, e quindi riuscire a tornare ad essere vincenti anche nel mercato italiano. A tal proposito, quali sono i vostri mercati di riferimento? Sono il mercato inglese, sono i mercati nord europei, sono il mercato russo e una parte anche di Oriente, e molto importante anche il mercato americano. Stiamo cercando di riprendere quota anche nel mercato italiano, che per le vicissitudini che ovviamente degli ultimi anni ha portato qualche problematica. Cosa rappresenta per voi essere presenti a Meetup e cosa vi aspettate da questa fiera? Ma in un momento in cui il mercato sinceramente non dà molte aperture, l'obiettivo principale è quello di rendersi visibili e continuare nella via che abbiamo intrapreso di testimonianza del Made in Italy e dei valori aggiunti che riusciamo a dare con la creatività. Il nostro punto di forza è legato alla creatività, che parte dalla progettazione delle stampe, al loro posizionamento, fino ad arrivare allo sviluppo di una tipologia di prodotti che sia legata a un segmento medio-alto. Questi sono delle raffigurazioni di disegni create all'interno dell'azienda che poi vengono piazzate su alcune sagome di abiti e quindi proposti nelle varie occasioni d'uso. E questo è il valore aggiunto che riusciamo a dare in partnership con i nostri fornitori. Quali sono i vostri maggiori mercati di riferimento? Ultimamente i mercati di riferimento sono l'Estremo Oriente, insomma stiamo cercando di crescere nei paesi come il Giappone, di non perdere molte posizioni in Cina, dove ancora c'è un buon apprezzamento per il Made in Italy, e quindi di competere in quelle
quell'area dove non è molto forte la crisi finanziaria. Come siete andati nel 2014 e come state andando nel 2015? Obiettivamente la ripresa dei consumi non ci ha premiato, perché non è che si possa dire che il mercato dell'abbigliamento ancora subisca degli effetti positivi da queste tendenze molto positive di mercato che vengono consegnate. Abbiamo dei programmi di crescita abbastanza interessanti, proprio per in forza dell'apprezzamento dei prodotti made in Italy che stiamo riscuotendo su quei mercati. Siete presenti per la prima volta a MIPAP. Cosa rappresenta per voi essere qui per la prima volta? Noi vogliamo presentare il nostro vestiti ai clienti, quello che vogliamo dare è proprio il messaggio, che sarebbe il colore, stile e volume. Il colore ce l'abbiamo, colore anche molto vivace, ce l'avevamo anche bianco e nero. Il volume abbiamo fatto sia un volume molto maxi, anche il slim, con materiali insieme che è mixato fra pesante e leggero, anche tecniche, anche molto il pizzo. Come sta andando questa fiera? State avendo un buon riscontro? Sì, rispetto al primo giorno vedo molto movimento. Su quali mercati puntate a essere presenti? Attualmente siamo a Milano, però noi vogliamo andare in Asia, l'Europa, Cina, e Giappone, e Londra, Parigi anche. Di noi vogliamo andare dovunque.